Sto cercando di arrivarci. Non è colpa mia se sono troppo bassa per arrivarci. Devo prendere il mio astuccio. Odio essere così bassa e non riesco a raggiungere niente. Non vedono che sto cercando di leggere? Ok. Oh, eccola. Ciao, Essie. Oh, ciao, come va? Oh, wow, sei davvero molto alto. Ciao, lassù. Beh, mi piace così tanto, posso baciarti? Puoi andare un po' più veloce? Sono qua giù! Avanti! Ok, mi serve questo megafono. Devi chinarti di più! Forse se uso l'ukulele? Non funziona niente. Aspetta, ci sono delle matite qui. So io come usarle. Mi serviranno anche le infradito. Toglierò le cinghie. Metterò un goccio di colla a caldo. Adesso metterò una matita così in verticale e tutte le altre. Ora posso semplicemente attorcigliare questo nuovo cinturino che vedete qui. Ta-dan! Ora ho dei bellissimi sandali con la zeppa. Devo solo indossarli e vedere se funzionano. Sì! Ora posso avere il bacio che stavo aspettando. Aspetta. Ah, mi prendi in giro! Non è passato così tanto! Sveglia! Fa nulla, facciamo finta che non sia successo. A cosa sono sveglio? Ah, giusto, il bacio. Eccomi. Credo di essere ancora pronta a baciarti, sì. Verrà bellissima questa festa! È tutto bello e ci sono un sacco di decorazioni! Vediamo questi bicchieri. Sì, vanno impilati meglio. Ciao, mamma! Soda e patatine! Wow! Ho una fame, però! Oh, ci sono delle caramelle in frigo! Ehi, e questo cos'è? Un post-it! Oh, serve per la festa! Che pizze! Mi sa che è meglio trovare altro. Uffa, anche questo è per la festa. Ma anche la marmellata, forse questo uovo. No. Ma perché un uovo alla festa? Tutta la roba che è in frigo è per la festa. Aspetta, qui c'è della pizza. E non c'è il post-it. Gnam, la pizza è uno dei miei cibi preferiti. Scommetto che è buonissima. Wow, guarda questo salamino. Eh? No, la pizza è per la festa, non puoi mangiarla ora. Ma mamma, ti prego, ho famissima! Oh, morirò di fame! Certo, ora è lì a parlare al telefono! Non sta guardando? Taglio una fetta di pizza! Solo una dovrebbe bastare! Ecco qua, taglio la pizza da una parte all'altra così! Bene, bene, fino alla crosta, che odorino! Poi faccio un altro taglio! Ecco così! E ora posso prendere questa fetta! E vai! È l'ora della pizza! Gnam 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 gnam! Mi serve un'altra fetta! Scommetto che sarà buona come la prima. Mmm. Oh oh. Mamma mi vedrà. Ah, sta arrivando. Forza, devo nascondere le fette mancanti. Tesoro, che stai facendo con quella pizza? Volevo solo tagliarla per la festa. Oh, capito, grazie. Vieni qui. Penso che sia un buon posto. Ora se solo riuscissi a prendere del nastro... Dai! Qui servono due mani. Ah, va bene, per favore rimani fermo. Ecco, ma dove sono le forbici? Le avevo in tasca! Ah! Dai! Ah! Ma è ridicolo! Ho solo bisogno di uno stupido pezzo di nastro! Ma cosa diavolo stai facendo? Ho solo bisogno di un pezzo di nastro! Fammi pensare... Lo so io! Guarda! Attacca un'estremità al tavolo. Quindi fai due piccole pieghe così. Quindi tieni premuto e tira. Vedi? È fantastico! Finiamo adesso. Ed ecco fatto! Diato, spero per voi. Sembra difficile. Parla per te, Nina. Cosa credi di fare? Antipatica. Dovrò cavarmela da sola. Non me li ricordo proprio. Oh, chi potrebbe essere? Voi state al vostro posto, ok? Sì, se ne va! Devo trovare subito le risposte. Se n'è andato così, su due piedi,
Meno male che oggi ho la gonna. Si lava via, no? Così dovrebbe andare. Mi servirebbe un maglione, però. Stupida gonna corta. Non va bene così. Aspetta, ce l'ho! Posso usare il trucco. È proprio il mio tono. Devo riuscire a leggere, però. Ok, torniamo all'esame. Che genio! Mamma, ti voglio bene anch'io! Non sospetta nulla. Avrò un bel 10. Non si vede, giusto? Perché studiare se puoi copiare? Fatto! Nina, hai fatto in fretta! Ciao piccola, come stai? Ciao papà! Ti ho portato una merenda, tesoro! Buona! Ecco a te! Ciliegie, le mie preferite! Ne voglio ancora, non mi bastano mai! Papà! Che c'è, piccola? Guarda! Oh, ma che fai? Così non può andare, devo fare qualcosa! Ci sono, questa cannuccia fa al caso mio! Metto la ciliegia qui sopra la bottiglia e spingo con la cannuccia. Così il nocciolo andrà dentro. Wow, papà, geniale! Niente più semini. Riesco a vederci attraverso. Come sono buone. Giù le mani, sono mie. Ciao ragazzi! Cosa fate? David, veloce! Oh no! Ah, faccio casini quando sono sotto pressione! È tutta tua! Sei strano, ma ok. Me ne vado! C'è mancato poco! Ma ce l'hai fatta! Scusate se sono in ritardo, cominciamo la lezione di oggi! Ah? Perché il gesso non scrive? È troppo divertente! Non capisco che succede! Forse è sporca? Aspetta, c'è qualcosa sulla lavagna! Quello è sapone? Sono così delusa da voi! Classico scherzetto! Va bene, devo solo ricompormi! Oh, so cosa fare! Posso usare il mio taccuino! Metterò una striscia di nastro adesivo lungo il bordo. Ho della vernice effetto lavagna e coprirò l'intero taccuino con questa vernice. Com'è rilassante! Quasi fatto! La lascerò asciugare. Ora posso rimuovere il nastro così. Devo fare piano, non voglio rovinare la vernice. E non ho più bisogno di una lavagna, posso usare il mio taccuino. Ora scriverò sulla copertina del taccuino. Ah, funziona benissimo! Ora mi serve solo la risposta. Che sta succedendo? Ok, ragazzi, chi vuole dare la risposta? Tu! Ma... oh, va bene. Vieni qui. Faccio finta di nulla. Non sei così intelligente adesso? Ok, penso di sapere la risposta. Che ne dice? Sbagliato, siediti! Ma che stavi pensando? Ti conviene fare meno scherzi e studiare di più. Fammi cancellare questo. Tu, Madison? Io? Sarà terribile. Ma che buona notte di riposo! È ora di lavarmi i denti perché l'alito mattutino è schifoso! No! Mi è caduto il tappo del dentifricio! Uffa, dov'è andato? È troppo presto per questo! Ora devo mettermi a cercare questo stupido tappo! Dov'è? Dov'è andato?
Fammi arrivare là dietro per vedere se riesco a tirarlo fuori. Fatto. Aspetta, del rossetto? Che schifo. Maracas? Qualcuno ha fatto un concerto? Un mixer? Non voglio nemmeno sapere perché fosse lì. No, niente tappo. Uffa, ora le mie mani sono tutte sporche. Sì, sporche e polverose. Meglio pulirle. E ora mi serve del buon sapone per pulirmi le mani. Aspetta un secondo, penso di avere un'idea. Avrò bisogno del mio tubetto di dentifricio, ovviamente, e avrò bisogno di un taglierino. È ora di iniziare a tagliare il tubo. Taglierò la parte superiore del tubetto perché non ne ho bisogno. Invece userò la pompa per il sapone. Scivola dentro. Una vestibilità perfetta. Ora il mio tubetto di dentifricio ha una pompa. Con la parte superiore della pompa non dovrò mai più preoccuparmi di perdere il tappo. E sta anche bene col dentifricio. Wow! Si è rivelato super pratico! Menti. Ok, ora di controllare. È immacolato, proprio come pensavo. Ma c'è altro da fare qui. Devo finire i compiti. Oh, la mia matita si è rotta. Meno male che ho questo temperino. Com'è polveroso! Achoo! Che diavolo, non esiste proprio! È stato un incidente, lo giuro! L'ho preso, vedi? Wow, che paura! Oh, ho un'idea! Ma mi serve questa bottiglia vuota! Ok, diventiamo creativi! Comincio rimuovendo il tappo della bottiglia. Adesso farò un buco. Poi capovolgerò il tappo e applicherò la colla attorno al bordo del buco, così. Dovrebbe bastare. Adesso attacco il temperino al tappo della bottiglia. E una volta fissato avviterò il tappo sulla bottiglia. È proprio quello che mi serve. Adesso la bottiglia raccoglierà tutti i trucioli. E niente più disordine. Ti sto guardando. Niente da guardare qui. È tutto in bottiglia. Geniale. Benvenuti alla festa, amici. E ora aspettiamo gli ospiti. E vai. Vuoi delle caramelle mentre aspettiamo? Ma non possiamo avere solo il giallo, è anche una festa verde. Visto? Così è meglio. Pensi sia meglio il verde? Giallo al centro. Verde. Sì. Ah, sì? Vediamo chi comanda. Sono pronto a sfidarti. Sei sicuro? Sposta la tua ciotola! Non è giusto! Il giallo è noioso, Emma. No! Guarda che hai combinato! Uffa! Stiamo da capo a 12. A meno che... Sì! Ti va di mescolare dei colori. Per prima cosa squaglia le caramelle verdi. Poi aggiungici del latte. Una volta amalgamato, metti l'impasto in dei bicchierini inclinati. Attenzione a non riempirli fino al bordo. Poi aggiungi il prossimo colore. Raffredda e servi. Dolcissimo! Woohoo! Qualcuno ha voglia di qualcosa di dolce? Bicchierini di limone e lime! Divertitevi, amici! Sono solidi! Devi usare il cucchiaino! E il cucchiaino sia! E ora che la festa abbia inizio! Sono in ritardo! Questa lezione dovrebbe essere un gioco da ragazzi! Ah! La matematica è la mia condanna! Che cosa? Non sapevo che ci fosse un test oggi! Non ho nemmeno studiato! L'insegnante lo noterà! Ah! Non sta guardando, non è vero? Ma cosa sta facendo Jennifer? Signorina? Spero non sia un libro di testo! Beh, non ha funzionato! Forse posso guardare il foglio di Kate. Come sei furba, Jennifer? Jennifer? Stavo solo facendo stretching, prof. Ora come faccio? Jennifer! Ne ho avuto abbastanza! Oh, non posso fallire questo test!
Ehi, il mio anello! Ecco la soluzione ai miei problemi! Hai un foglio a quadretti da qualche parte? Prendi delle forbici e ritaglia un mucchio di quadratini. Pinzali insieme e crea un libro. Quindi scrivi le risposte. È piccolo, ma leggibile. Dopo aver inserito le risposte, incolla la parte superiore sull'anello. Una volta asciutto, sei pronta! Oh, sto già meglio! Chi sapeva che la matematica potesse essere così facile? E l'insegnante non se ne accorgerà! Non ti muovere, Jennifer! Jennifer, ti sto guardando! Beh, forse ti servirà un nuovo paio di occhiali! E poi aggiungi la farina! Ci sono domande? Sveglia, ragazzi! Sì, prof! Bene! E ora guardate bene! Visto? Dovete farli tutti! Forza, forza, forza! Ok, iniziamo! Aspetta, e dopo? Io non seguo le ricette! Uso gli ingredienti che mi ispirano! Scusa? Non barare! Vabbè! Scommetto che posso dare una sbirciatina! Oddio, il bicchiere! L'ho preso, l'ho preso! Sì! Ah, qualcuno ha visto! E allora me lo tengo! Anzi, lo uso pure! Per prima cosa impilo tutto. Poi taglio usando il bicchiere. E ora la parte divertente. Immergilo nell'uovo e in un po' di farina. Un altro po'. E ora si frigge. Guarda come sfrigola! E ora taglia e goditi la bontà morbida del formaggio. E intingi in una salsa, ovvio. Ehi, prof, ho fatto! E giù le spatole! Ma che diamine è? Bellissimo! Incredibile! Cosa posso dire? Sono un bravo cuoco! Stai ancora lavorando lì? Cosa? Ne farò un altro la prossima volta! Ma non c'è sul libro! Sei pronto per la festa, piccolo? A loro piacciono i cani, giusto? Ehi, che si dice? Sei pronto a fare festa? Aspetta di vedere il regalo che ti ho fatto! È nella mia macchina! Oh! Oh no! Che c'è? Il pavimento! Non ci posso credere! Porta quel cane fuori di qui! Accidenti, non andrà a finire bene! A meno che... il palloncino diventerà uno stivale per il cane! Ah. Eccoti, piccolo mio! Stai benissimo! Occhio al fango, eh? Possiamo toglierli adesso! Chi è il più bravo di tutti? Buon compleanno, frate! Oh, no, 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 no! Guarda, zampette pulite! Vedi? Divertiti, piccolo! Sai che amo i pavimenti puliti, no? Oh, accidenti! Qualcuno ha visto il mio piccolino! Oh, l'hai visto? È questo qui! Per favore, prendine uno! E dillo a tutti i tuoi amici, grazie! Torna a casa da me! Oh, a te non succederà mai! Devo subito aggiungere altre medagliette, sì! Aspetta! So io cosa fare! Vedi questa carta forno? Userò la colla a caldo per fare una pallina al centro, quindi aggiungerò una medaglietta di carta proprio qui. Adesso metterò altra colla. Non avere paura di mettercene un bel po'. Adesso lo lascerò ad asciugarsi e metto un altro pezzo di carta forno sopra. Premo per bene ed è pronta, e cioè quasi! Ta-da! È perfetta adesso! La metterò su un moschettone e poi sul collare. Adesso non ti perderai. E se dovesse succedere, chiameranno questo numero subito.
Adesso vai a giocare. Ah, questo è complicato. Avrei dovuto studiare davvero. Psst, Madison. Madison. Ciao. Ciao, David. Oh, santo cielo, ci siamo? Questi sono per te. Sei così romantico. Voglio passare il resto della vita con te. Sono così felice. Ehi, piccoletto, hai i miei baffi. Ciu ciu. La vita è perfetta. Ehi, yuhu, ci sei? Posso prendere questa penna in prestito? Oh, certo, giusto. Tieni. Aspetta. Non posso dare a David una penna masticata, devo trovarne un'altra. Oh, devo smettere di mangiare le penne. Ciao, David. Ehi, Emma. Puoi avere la mia di penna. Aspetta un attimo, ok? Non ci credo. Che sta facendo, Emma? Devo essere veloce. Così va bene? Non ci metto molto. Devo avere una penna da qualche parte. Non c'è. Oh, forse posso usare questo smalto. Penso che potrebbe funzionare. Inizierò smontando una penna. Poi taglierò la punta. Metterò della colla all'estremità della punta e adesso mi serve lo smalto. Metterò la punta nella bottiglia e ci metterò della colla. Aspetterò che si asciughi e poi avrò una nuova penna. Dovrebbe funzionare. Adesso è una penna glitterata. Oh, com'è stravagante! Posso rimettere il tappo della bottiglia. È sicuramente meglio di una penna noiosa. Ecco a te. Caspita, ci siamo toccati! Ora posso fare il test. Questo è il giorno più bello di sempre! È una buona penna, grazie! Sì, ha funzionato! Sei così carino! E intendo la tua scrittura è carina. Per il corso di arte. Ok, ragazzi, oggi voglio che disegnate un gatto. Guardate il suo bel visetto. Cominciate. Oh, sarà difficile. Ecco la sua coda. Wow, non è carino. Finito. Ho dovuto sbrigarmi, quindi non è venuto benissimo. Cosa? Incredibile. Mua, mua. Questo è il giorno peggiore di sempre. Da qui. Ah, per te questo ed altro. Ho un'idea. Potrebbe funzionare, sì. Se avvolgo l'elastico attorno alle penne e faccio lo stesso dall'altra parte, posso ricreare il gatto sul mio quaderno. Sta funzionando! Finché seguo le linee verrà una copia perfetta. Wow, come figo, è perfetto! Sono impressionata, Cheryl. Grazie, mi viene naturale. Una B. Meravigliosa come sempre, Luna. A più, continua così. Grazie. Oh no, sta ancora stampando. Shh, basta. Cosa? Non c'è niente da vedere qui. Odio le lezioni di arte. Oh, sei così peloso e carino, ti adoro. Oh. Jared, facciamo festa stasera. Ci sto. Aspetta, sul serio! Faremo un macello! Wow! Uh-huh! Sarà epico! Ehi, siamo fighi o cosa, eh? Le ragazze ci salteranno addosso, andiamo! Aspetta, signor Buff! Fermati! Che c'è? Non voglio lasciarlo tutto solo! Dai, può venire, giusto? Aspetta, puoi entrare nello zaino. Intanto faccio un taglio. Perfetto. Adesso aggiungerò un pezzo di catena così. Ecco. E ora per la parte ritagliata. Che ne pensi, eh? È meraviglioso! Ti piace, signor Baffo? Entriamoci dentro. Woo! E adesso andiamo a divertirci! Woo-hoo!
Miam, 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 miam. Huh? Oddio, che succede qui? Oh, tesoro, stai facendo un disastro. Che stai combinando? Ciao, mamma. Oh, santo cielo, dove hai trovato tutto questo cibo spazzatura? E ti ci sei sporcata tutto il viso. Guarda che così ti senti male. E poi guarda questi brufoli che ti sono venuti. Oh, oh mio Dio, li ho toccati appena. Non ci credo, disgustoso. Ok, bene, dobbiamo fare qualcosa. Intanto queste schifezze me le prendo io. No, mamma, ti prego, mi piacciono tantissimo. Guarda, tesoro, degli snack per te. Frutta sana. Ora posso finalmente tornare al mio libro. Beh, frutta. Sta guardando? No, credo sia distratta. È il momento giusto. Eh? Mamma, che fai? Niente, tesoro, sto leggendo. Ok, io disegno la nostra casa. Ups, ho fatto cadere le matite colorate. Scusa, mamma. Non ti preoccupare, le prendo io. Ecco qua, rimettiamole a posto. Oh! Mi è venuta un'idea intelligente. Metterò la lattina proprio qui dentro. E poi con una cannuccia posso bere di nascosto. La 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 la! Mamma, che fai? Sto sistemando le tue matite colorate, tutto qui. Ok, se lo dici tu. Aprirla. Ecco fatto. Grazie. Non posso berla senza cannuccia. Me la presti, per favore? Vuoi la mia cannuccia? Guarda che ce ne sono altre lì. Dove? Ah, ecco, proprio quello che mi serve. Ci sono quasi. No! Adesso Annie si infurierà con me. Hai rovinato la mia pianta, eh? Beh, adesso io rovino te. No, non posso correre questo rischio. Non se ne è accorta per adesso. Devo pensare in fretta. Ci sono! Mi serve una cannuccia. Oh, speriamo funzioni. Devo sbrigarmi. Per riparare un gambo rotto, ritagliamo con le forbici una parte della cannuccia. Poi la apriamo così e la mettiamo intorno al gambo rotto. Non noterà mai la differenza. E ora posso rilassarmi. Allora, piantina, ti va un po' d'acqua? Ah, qualcosa non mi torna. Perché c'è una cannuccia qui? Ma che strano. Pazienza. Oh wow, il tempo sta cambiando. Sta arrivando un temporale. Oh, il mio cappello! Ehi, torna qui! Whee! Che bel viaggio! Oh, non credo che il mio cappello tornerà. Almeno io ho finito di fare spesa. Voglio tagliare questa anguria. Oh, guarda che bel colore brillante! Che buon odore! Credo di avere avuto un'idea. Girerò questa anguria e userò la mia penna 3D. Disegno una linea lungo la buccia e sul tavolo. Ecco, l'ho fatto intorno all'intero pezzo. Adesso riempio i triangoli. Adoro riempire le forme, mi diverte. Ecco qui, ho coperto tutto. E adesso delle decorazioni. Voilà! E ho fatto. Sì, con l'anguria ho creato un nuovo cappello. Oh, è così carino, lo adoro. Per i nostri nomi. Aspetta, voglio scrivere prima il mio. Spostati. No, c'ero io per prima. Questo è il mio spazio. Ah, come vuoi. Nessuno ti voterà. Gna gna. Candidature per la reginetta del ballo. Iscriviti con me, dai. Ok, come vuoi. Facciamolo. E se una di noi venisse incoronata reginetta? Fammi solo tirare fuori la penna. Sono pronta a firmare. Oh, accidenti! Non funziona! Oh, aspetta, ho un'idea. Ho una banana nella borsa. Aspetta, non è quello che volevo. Fammi provare di nuovo. Eccoci qui, questa volta ci sono. No, aspetta. Non è quello che cercavo. Mi spiace, ma ci vorrà un po' di tempo. No, lo so, anch'io ho visto quell'episodio ieri.
Oh, che diavolo è stato? Va bene, basta, svuoto tutta la borsa. Aspetta, hai un altro succo di frutta. Ehi, in realtà penso che mi sia venuta un'idea. Prenderò questo cartone vuoto e lo taglierò. Adesso rimuovo la parte superiore e con le forbici taglio lungo tutto l'angolo. Arrivo fino all'altra estremità del cartone. Ripeto lungo gli altri angoli così posso aprirlo in questo modo. Non voglio che assomigli a un cartone per il succo, quindi lo coprirò con questa carta. Lo capovolgo e tiro fuori la colla stick. Ricopro tutto lo spazio con la colla così, perché voglio aggiungere questa striscia di carta arancione. E ora è il momento della colla a caldo, perché la colla stick non è abbastanza forte. Ne aggiungo dell'altra, ma ruotata in questo modo. Adesso metto altra colla a caldo, questa volta sulle punte. Devo solo attaccare questo piccolo elastico e incollerò poi delle strisce magnetiche. Tadan! Ho realizzato un astuccio. Nell'elastico posso metterci i pennarelli. E qui posso mettere alcuni post-it e qui le mie graffette. Quando tutto è pieno lo posso ripiegare. Prima la scatola interna e poi quella esterna. E ora posso aggiungere il nuovo coperchio che ho tagliato prima. Ehi, guarda che ho fatto! Ah, che cos'è? Posso aprirla? Ok. Wow, non può essere! Vedi? Adesso puoi trovare tutta la cancelleria e io posso iscrivermi per diventare reginetta, ecco! Oh, guarda tutte le attenzioni che sto ricevendo! Non esiste, quello è l'astuccio più bello che abbia mai visto! Quando ci sono i cellulari, le lezioni non sono più le stesse. Chiedete agli insegnanti. Ah già, ritiro cellulari. Devo nasconderlo. Ragazze, state studiando, sì? Ah, sto per vincere! Odio questo posto. Come se fosse meglio studiare la fotosintesi. Se vuoi usare il telefono, devi essere davvero furba. La soluzione è a portata di mano. Metti il telefono a faccia in giù e fai una linea con la colla a caldo. Continua fino in fondo. Poi attaccaci su una matita colorata. Perfetto! Adesso attaccane altre. Figo, vero? Adesso quando faccio i selfie nessuno se ne accorge. Sto solo usando i pastelli. Che cretino! Questo trucco è fortissimo! Tita, guarda che so fare! Ups! Oh no! No! La mamma andrà su tutte le furie! Devo rimediare subito! Speriamo non se ne accorga! Justin, sei tu? La pianta! Non è come sembra, giuro! Mi hai spezzato il cuore! Il giornale! Ah, le ho detto che non sa fare le torte, così si è arrabbiata! Aspetta, aspetta, sì, non hai idea! Ma cosa... No, non di nuovo! Torna subito qui, teppista, me la pagherai! Ah, come adoro le mie piantine! Ciao, mamma! Guarda come vado forte sullo skate! Oh? No! Non farlo! Oh! Accidenti, respira. Justin? Scusa, mamma, sto ancora imparando. Devi stare più attento. Che rabbia. Aspetta, forse con questa corda... Ma sì, può funzionare. Leghiamo insieme le estremità della corda e poi formiamo un otto. Mettiamo la pianta al centro e facciamoci passare sopra l'anello più grande. Poi poggiamo la corda sull'anello più piccolo. La facciamo passare sotto e poi di nuovo sopra la pianta. Adesso intrecciamo le corde ai lati. Ed ecco, abbiamo creato un bel vaso sospeso. Ah,
Adesso le mie piante saranno al sicuro. Che bel lavoro, Ehi! Sono passato a trovarti. Vuoi una patatina? Me lo tieni? No, non lì! È rimasto solo un posto. Visto che a te non piacciono i topi... A proposito di topi, dov'è finito il mio? Volevi farmi uno scherzo o cosa? Scusami. Ma dove lo metto? Ehi, ho avuto un'idea! Cominciamo! Piegherò la bandana in questo modo. Ora prenderò queste estremità e le legherò insieme. Perfetto! E questo è tutto! Ehi, guarda un po'! È una piccola amaca per il topo. Credi che gli piacerà? Adesso non devi più tenerlo in mano. Mettiti comodo! Ora possiamo mangiare. Dov'è il libro? Non può essere così malvagio. Ma che noia. Chi può essere? Pronto? Hai finito il libro? Neanch'io. Preferirei fare tutt'altro. Tipo guardare un film. Oh, ecco la parte migliore. Muori, robot, muori. E dai, ancora due punti. Oh no, ma che ore sono? Cosa? Ma come fanno ad essere le 8? Amo questa nuova penna. Ce l'ho fatta. Ehi, mi sono persa molto. Dunque, so che vi chiedete del nucleo. Non so se riuscirò a rimanere sveglia. Ehi, Nina? Nina! Nina? Svegliati! Ehi! Oh, è uno strazio. Devo solo sembrare sveglia, giusto? Occhioni in soccorso! Per farne un paio, prima fatti un selfie. Beh, soltanto gli occhi. Sembro sveglia, no? Se aggiungete lo zolfo al composto... Buonanotte. Avete domande? Accidenti, c'è una dormiglione in classe. Forse ha bisogno di una bella sveglia. Sto arrivando! Oh no! Nina? Stai facendo un pisolino? Hai scelto la lezione sbagliata, ragazza. Pronto? Terra chiama Nina! Ah, che cosa... Beh, buongiorno! Meno male che non è toccato a me. Ho la mia ciotola preferita, così carina. Sì, le fruste! Abbiamo anche un sacco di farina e il latte. Sei pronto, David? Cominceremo con un uovo. Rompilo nella ciotola in questo modo. E adesso prova a fare lo stesso, ok? Sì, posso rompere un uovo anch'io, vero mamma? Pronta? Capow! Oh... Ho fatto un buon lavoro, mamma. Sì, va bene. Adesso ci serve il latte. Dobbiamo versare un po' di latte sull'uovo. Tocca a te con il latte, David. Ok, mi piace il latte, lo metterò dentro con l'uovo. L'ho avversato tutto quanto. Facciamo che vada bene lo stesso. E adesso la farina. Ne verserò un po' nella ciotola. Oh, accidenti, ne ho messa troppa, che casino. Non posso credere di aver fatto un errore simile. Tranquilla, mamma. Abbiamo ancora le fruste, guarda. Metterò la frusta nel sacchetto della farina. David, tesoro, che stai facendo? Oh, santo cielo, come hai fatto? Metto la farina nella ciotola e agita, agita, agita. Oddio, sto crescendo un genio. Un giorno sarà uno chef a 5 stelle, ne sono certa. Sì, uno chef a 5 stelle. Ciao! Sì, sarà fantastico. Oh, fa niente. Guarda quel ragazzo laggiù. Sembra proprio che non abbia alcun problema al mondo. Aspetta un attimo, che cos'ha? Sì, il mio uovo sodo. Anche io adoro le uova, andrò da lui.
Ah, e tu chi sei? Oh, ciao. Non ha un buon odore. Vorresti il mio uovo? Perché non te lo darò. Cavolo! È ora di aprire le danze. Che sta cercando di fare adesso? Mi sta facendo venire i brividi, mi sta fissando. Ok, puoi avere il mio uovo, tieni. Te lo sbuccio, ecco, la buccia non c'è più. Va bene? Puoi averlo adesso. No, ma i tuoi germi sono dappertutto. Sistemo io la cosa. Beh, ora mi spiace. So io cosa fare. Cosa? Cosa sta scrivendo? Vediamo. Qual è il modo migliore per dividere un uovo? Deve esserci un modo per risolvere questo enigma. Aspetta. La tua penna, dammela. Stavo scrivendo. Ho un'idea. Smontiamo la penna. Leviamo tutto quanto. Voglio solo questa piccola molla. Sì, eccola, è esattamente ciò di cui ho bisogno. E adesso dammi l'uovo. Lo taglierò con la molla. Ecco fatto fino alla fine. Sì, una divisione perfetta. Non posso credere di essere così intelligente. Queste uova sembrano così buone. Ecco la tua. Ottimo lavoro. Sì, come sei ingegnosa. Ehi, lo mangerai tutto? Com'è difficile, non capisco. No, non è giusto. Devo essere veloce. Adesso sarà molto più difficile. Non imparerai mai in questo modo, Cheryl. Posso andare in bagno? Vai, sbrigati. Non supererò mai questa materia. Voglio un bicchiere d'acqua. Mi serve una pausa dal duro lavoro. E ho bisogno di pensare a un piano. Aspetta, ho capito! Non ci riesco! Ma che grande idea! Scriverò i numeri su questo bicchiere. Poi ci infilerò dentro un altro bicchiere. Disegnerò i segni di addizione e sottrazione su questo bicchiere e lo ripeterò su più bicchieri. Devo solo far scorrere i bicchieri per ottenere la risposta. Sì, ci sono! Non avrei mai risposto correttamente. Ma adesso sì che è semplice. Tra un po' dovrò usare le dita dei piedi. Forse dovrei aiutare Luna? Ehi, tieniti i calzini, usa questo. Wow, grazie! Aspetta, che stai facendo? Oh, ci ho provato. Sono così confusa. Carino! Non farlo più! Ehi, fammi una foto! Ah, ok. Sì, fammi lavorare sulle mie pose. Certo, stai bene? Sono bellissimo! No! Ci è mancato poco. Aspetta. La mia collana mi ha dato un'idea. Mantieni il telefono al sicuro con questo pratico trucco. Comincia con un po' di filo. Poi avrai bisogno di una perlina decorativa come questa. Infilala nel filo. Poi aggiungi una perlina di colore diverso. Alterna i colori e riempi il filo. Una volta fatto, fai un nodo e ammira il tuo nuovo braccialetto. Ma non tagliare il filo in eccesso. Dobbiamo fare un altro piccolo nodo in alto facendo un cappio nel filo. Metti il braccialetto da una parte. Poi avrai bisogno della tua custodia del telefono. Posiziona il filo attraverso il foro sul lato della custodia. Passa il braccialetto attraverso il passante. Assicurati che sia ben fissato. Ora inserisci il telefono nella custodia. Carino, alla moda e pratico. Figo, eh? Devo solo metterlo al polso e il mio telefono non cadrà più. Wow, ora puoi farmi una foto. Oh sì, così. È una bella foto. Meno male che c'è da bere. No, c'erano solo poche gocce. Ho ancora sete. Cosa c'è nel frigo? Sì, c'era un'altra tonnellata di soda. È ora di dare una svolta e ascoltare le bollicine. Oh no, sta esplodendo! Non riesco a fermarla! Sta andando ovunque! Wow, non ho mai fatto una doccia con la soda prima. Ma com'è frizzante! Sono fradicia e appiccicosa! Perché mi hai fatto questo, soda? Volevo solo bere! Jennifer, cos'è successo?
La soda mi è esplosa e ora farà schifo! Oh, dovresti vedere la tua faccia! Non preoccuparti, ti aiuto io! Almeno ti aiuterò a renderla frizzante! Spremi tutta l'aria fuori dalla bottiglia! Dopo averlo fatto, rimetti il cappuccio! Il prossimo passo è rimetterla in frigo! Eccoci, sicure e protette! E ora dobbiamo aspettare! 1, 2, 3, 4, 5, è fatto! È ora di tirare fuori la soda! Quando sviteremo il tappo, sarà di nuovo frizzante! Wow, non posso credere che abbia funzionato! Guarda tutte quelle bolle! È ora di placare la mia sete! Ha un sapore così buono! Non è affatto liscia! Prendi! Stavo solo scherzando! Che adorabile! Non posso credere che siano già passate 2 settimane! Abbiamo avuto così tanti bei momenti! Quante emozioni! Oh, ciao, David! Devo bere qualcosa, fa così caldo fuori! Ho qualcosa per te! Ma che cos'è, un regalo per l'anniversario? Volevo fare qualcosa di speciale! Oh, grazie! Tieni questa, per favore! Ok! Non è molto, ma spero ti piaccia! È fantastico! È proprio quello che ho sempre voluto! Quindi, non ti stai dimenticando qualcosa? Che cosa? Non capisco! Ti ho fatto un regalo, quindi... Oh, giusto! Non sapevo che ci saremmo fatti dei regali! Non ho niente per Betty! È certo che ho qualcosa! Chiudi gli occhi! Adoro le sorprese! Cosa farò? Oddio! Ah, lo so! Hai bisogno di un regalo al volo, ci pensiamo noi? Rimuovi le linguette da diverse lattine e dipingi le 3 in rosa. Potresti fare un po' di disordine. Dipingi di verde le altre linguette, coprile completamente con la vernice, non perderti alcun punto. Lasciale asciugare. Capovolgile e dipingi anche l'altro lato. Allinea le linguette e uniscile insieme usando degli anelli di metallo. Aggiungi dei ganci per orecchini e avrai dei gioielli unici. Ok, puoi aprire gli occhi. Sono per me! Ti stanno davvero bene. Spero ti piacciano. Oh, li adoro! Grazie! Sono stupendi! Fammi vedere quella lattina. È questo... Wow, che coincidenza! Sei così dolce! I test sono un gioco da ragazzi! Ma per gli altri... le cose sono più complicate! Non supererò mai quest'esame! Come fa Kate a essere sempre brava? È come se memorizzasse i libri di testo! Mi sento così stupida! Mi farà vedere le sue risposte? Beh, ma non conosci il trucco, Jen? Se hai problemi di questo tipo, moltiplica questa riga! Quindi moltiplica quest'altra, vedi? Quindi aggiungi questi 2 numeri qui. 6 più 3 fa 9! E questa è la tua risposta! 693! Questo trucco è davvero geniale! Wow! Grazie per avermelo mostrato! Non si può parlare durante il test! Kate? Fammi vedere! Che cosa? Che cos'è tutto questo? No, non può essere! Sì, può! '693! Che tipo di stregoneria è questa? Chiamami la regina della matematica! Sei così bella! Ciao, Luna, stai benissimo! Che situazione! È così fastidioso! Ora basta! Con voi due è sempre la stessa storia! Wow, calmati! Ho un'idea! So io come parlare con Kevin senza infastidire Cheryl. Intanto coprirò il mio quaderno con questo nastro.
Dovrebbe funzionare. Poi taglierò un quadrato da questa spugna, proprio così. E applicherò della colla sulla spugna. Non me ne servirà molta. Attaccherò la spugna su questa penna così e adesso scriverò un messaggio per Kevin. Ecco. Ehi, passa questo a Kevin. È per te, prendilo. Fighissimo, devo rispondere? Ancora con queste cose? Lo dico alla prof, professoressa! Prendo io quello. Fammi cancellare il messaggio. Non vedo l'ora che arrivi stasera. Dammelo, prof! Guardi qui. Sì, Cheryl. Si stanno passando dei messaggi. Ma prima c'era. Non farmi perdere tempo, Cheryl. Ma c'era un messaggio, l'ho visto! Oh no, il mio test! Sarò bocciata! No! Ci vediamo stasera? Non vedo l'ora. Non mi piacciono le formiche. Oh, che succede? Oh, la sveglia. Già, è ora di svegliarsi. Dov'è il telefono? Ok, devo spegnere la sveglia. Oh, ma che cavolo! Dov'è il telefono? Eccolo, sotto le coperte. Oh, è difficile svegliarsi e non so dov'è il telefono. Ma come ha fatto a finirmi tra i capelli? Ogni giorno perdo il telefono. Oh. Se riuscissi a farlo restare qui? Scommetto che un modo c'è. È ora della penna 3D. Comincio con alcune linee e farò avanti e indietro. Ecco, ho fatto un bel lavoro, sembra una specie di waffle. Adesso un po' di colore. Farò lo stesso, ma più piccolo. E adesso un altro ancora. Questo sarà ancora più piccolo. Adesso devo mettere tutto insieme, vedi? Ecco tutti i pezzi. Adesso posso provarlo. Sta benissimo sul letto e il telefono ci si infila. Ah, è un nuovo giorno. E il telefono è proprio qui. E ora gli ultimi ritocchi. Un look così bello necessita dell'accessorio perfetto? Sì, penso che sia il momento giusto per questo pezzo. Aprirò solo il fermo e la scatola. Ciao bellezza, è ora di brillare! Eh? Cosa ha Jennifer? Devo dare un'occhiata più da vicino. Oh wow, quel braccialetto è fantastico! Posso provarlo? No! Uffa, che diamine! Sai che il verde è il mio colore! Oh, Hulk mi sta chiamando, sì! Eva, vado a rispondere a questa chiamata, il mio braccialetto è off limits! Sul serio, niente braccialetto. Oh, guarda, sta lasciando la stanza. Se n'è andata, adesso è la mia occasione. Devo essere certa che non torna. E no. Oh, ciao bellissimo gioiello. È ancora più bello da vicino. Lo adoro, mi starà benissimo. Vestibilità perfetta e avevo ragione, mi sta benissimo. Ma sì, è un nuovo braccialetto. Sono così felice che tu l'abbia notato. Oh no, sta tornando! Devo fare in fretta. Che cosa? No, non può essere! È bloccato! Cos'è? Un braccialetto che si restringe? Ho bisogno di fare più forza. Forse se mi alzo... Forse se lo riscaldo con il respiro... Ma non si stacca! Dai, levati, stupido braccialetto! Oh no, è tornata! Devo fare finta di niente. Devo solo mandare un ultimo messaggio a Hulk. Eva si comporta in modo strano? Forse è solo la mia immaginazione. Aspetta, la scatola è vuota. La scatola è vuota! Eva, ti avevo detto di non toccare il braccialetto. Non so di cosa stai parlando. Non usare quel trucco con me.
dammi il braccialetto. Va bene, è sul mio polso e non riesco più a toglierlo. Oh, lo farò io. Penso che questa sega funzionerà, che ne dici? Che cosa? No, Jennifer, la sega no! Sto scherzando. Sei così credulona. Non userò la sega. Conosco un trucco col sapone. Dammi il braccio. Oh, fiu, pensavo fossi seria riguardo a quella sega. Avremo bisogno di un sacchetto di plastica e del sapone. Meno male che avevo del sapone. Metterò un po' di sapone sul sacchetto di plastica. E lo strofinerò con cura sulla plastica. Il sacchetto è pronto. E ora avremo bisogno del braccio. E infila la mano sul sacchetto, quindi fai scorrere il sacchetto sotto il braccialetto. Proprio così. La lozione e il sacchetto dovrebbero farlo staccare facilmente. Guarda, proprio come ti ho detto. Voglio dire, ti avevo avvertita, questo braccialetto si adatta a un solo polso ed è il mio. Che cosa? Adesso non riesco a toglierlo neanche io. Sembra che non vada bene nemmeno a te. Stavo solo scherzando, te l'avevo detto che si adattava solo al mio di polso. Jennifer pensa di essere così divertente. Mi ho proprio voglia di pane. Facciamo un bel panino. Nel frattempo inizio a tagliare il burro. Vabbè. Fatto. Tostato alla perfezione. È l'ora del burro. E a me piace in abbondanza. Ma non si stacca dal coltello. Pronto? Smetti di attaccarti. È impossibile. Staccati. Calmati. Niente più super toast. A mali estremi. Emma, che succede? Niente più disastri. Tagliato. Ecco qua. Wow, impressionante. Di nuovo incastrato. Un'altra mela. Fantastico. Fai kiwi arancia. Qualcuno vuole una macedonia. Te ne stanno per arrivarvi delle pesche. Ancora. Oh, ma non ci credo. Che problemi ha questo burro? Ho un'idea. Avvolgi la lama nella carta cerata e il burro non si attacca più. E ora i pezzi sono pronti. Ti serve un bel contenitore. Mettilo sulle fette di pane e via a spalmare. Alla nostra! Mi diverto, non riesco a smettere di giocare. Scoppia, scoppia! Che tenera, guarda quelle manine, è così veloce. Chi ha voglia di un po' di pasta? Con tutto quello scoppiare devi avere fame, buon appetito. È troppo occupata, eh? Forse ti serve qualcosa di più interessante. Adesso è più appetitoso? No, grazie. Com'è esigente? La risposta era qui tutto il tempo, ci sono! Per prima cosa mi serve dell'acqua calda. E per un pochino di colore... Oh! Adesso arrivano gli spaghetti. Andate dentro la pentola. Quando saranno pronti li tirerò fuori. Guarda che bei colori! Il pranzo è pronto? Magari questa volta mangerai? Ah, sono spaghetti Poppit! Adesso sì che ho fame, sei la migliore mamma di sempre! Sono così felice di sentirtelo dire! In uno spot pubblicitario per gli shampoo! Che bella nuotata! E ho trovato questa conchiglia! So io cosa fare. Sarà il regalo perfetto. Trasformiamo questa conchiglia in qualcosa di speciale, dipingendola con della vernice blu. Poi ricopriamola tutta. Lasciamo asciugare la vernice e avremo bisogno poi di quella dorata. Aggiungiamo una piccola striscia dorata attorno al bordo della conchiglia così. Adesso prendi un filo di metallo e usa delle pinze per piegarlo all'indietro. Vuoi creare un piccolo anello? Pratica un foro nella conchiglia e infila il filo.
Aggiungi una perlina decorativa. Utilizza delle pinze per ripiegare il filo. Non vogliamo che la perlina cada. E adesso prendi un altro pezzo di filo e avvolgilo attorno alla conchiglia. Continua ad avvolgerlo finché non hai qualcosa di simile. Una volta fatto, premi sul filo nella parte posteriore della conchiglia, aggiungi una catenina e voilà! Puoi sempre portare con te l'oceano. Ehi, posso sedermi qui? Come stai? Ehi! Oh, ciao! Ti ho notata e volevo darti questo. Davvero, per me! Ti starà benissimo, spero ti piaccia. È bellissima! Quindi speravo potessimo uscire più tardi. Forse possiamo prendere qualcosa da mangiare, sarebbe carino. Eh? Ma quella è la mia collana? Dove l'hai presa? Devo andare! I maschi! Ops, stavo andando da questa parte.